Un'allerta contro possibili alluvioni o esondazioni di fiumi e torrenti è il progetto presentato a Crotone nella sala consiliare alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici Rossella Parise. Uno studio che vede la partnership pubblico-privata con il comune di Crotone e la regione Calabria da una parte, il Polonet, la IFM e l'Unical dall'altra. Una necessità che il comune di Crotone ha sentito il bisogno di rendere tecnologica a vantaggio della popolazione in occasione di eventuali situazioni calamitose come appunto le alluvioni che negli anni passati hanno interessato in maniera anche drammatica la città di Pitagora. Questo è un progetto di ricerca che rientra nell'ambito dei rischi, di affrontare i rischi idrogeologici del territorio. Sono rischi molto importanti nel nostro territorio, in particolare nel caso del comune di Crotone. Il bacino dell'Esero ha provocato spesso alluvioni con conseguenze anche tragiche in parecchi anni fa. In questo senso, tra i vari assi dei sistemi, dei progetti di ricerca, la Regione Calabria ha individuato quello dei rischi dell'ambiente e dei rischi idrogeologici. IFM si è occupata, ovviamente nella sua veste di azienda di informatica, di realizzare la piattaforma di IoT che prende i dati dai sensori, li elabora e li espone graficamente su un portale che è destinato agli operatori comunali per poter monitorare appunto lo stato dell'Esero ed eventualmente, a loro discrezione ovviamente, avvisare anche la cittadinanza di possibili esondazioni o rischi di alluvione. Chiaramente questo tutto forse in tempo reale? Tutto questo è in tempo reale perché abbiamo, grazie alla collaborazione di Polonet, che è stato uno dei nostri fornitori di ricerca, installato una serie di strumentazioni, di sensori che permettono di valutare, e ci sono sia sensori idrometrici, quindi permettono di valutare il livello del fiume e quindi stimare la portata, sia sensori, stazioni meteorologiche che permettono di avere in tempo reale i dati sulle precipitazioni. Net è un intermediario dell'innovazione, pertanto mette in comunicazione le imprese con le loro risorse, le loro caratteristiche, con il mondo universitario e il mondo della ricerca. In questo progetto specifico per la prevenzione sul rischio alluvione nella città di Crotone abbiamo offerto servizi riguardanti il posizionamento delle stazioni di misura, quindi idrometri sui fiumi e più stazioni meteo in varie parti del territorio del bacino idrografico dell'Esero, e poi abbiamo fatto servizi di restituzione digitale attraverso sistemi droni, lidar, più rilevi topografici delle varie sezioni dell'asta fluviale.